Con il coronavirus avete avuto un calo di clienti? Sì, mancano clienti, hai visto? Ora non c'è cliente. Perché di solito ce n'è di più a quest'ora. Clienti Sì. italiani o clienti cinesi? Tutti. Parlare di deserto è eccessivo, ma da quando il coronavirus è diventato emergenza mondiale, il macro lotto zero, il quartiere dove è maggiore la presenza cinese in città, non è più quel brulicare di persone tra negozi, bar e ristoranti. E sono proprio questi ultimi, insieme alle tavole calde, a pagare il conto più alto in termini di clienti. Qui siamo al famosissimo ristorante Ravioli Liu, l'unico che accetta di far entrare le telecamere e di parlare con noi al microfono. Ma la sera c'è più clienti? No, no, ora tu devo guardare, non c'è tanti clienti. Per il resto prevale la proverbiale riservatezza. Avete meno clienti? Sì, sono meno clienti. Lontano dall'obiettivo, le agenzie di viaggio ci confermano di essere tutte alle La prese situazione solo e del coronavirus soltanto con le sta cancellazioni dei viaggi in Cina di chi risiede in città. Non è solo un problema di collegamenti interrotti, la paura è più forte del desiderio di tornare nel proprio paese, paura che invece sembrano tenere a bada qui in città. Nel nostro viaggio in via Pistoiese e in via Filz, infatti, incontriamo pochissime persone con la mascherina. La commessa di un negozio di telefonia che non vuole essere inquadrata.